Oggi vi devo raccontare questa cosa. Devo raccontarvela, devo raccontarvela e per raccontarvela devo prima fare un upgrade. Aspettate, C avevo la carta igienica. Prima regola del viaggiatore, sempre la carta da culo dietro. Tanto ormai ciccione mi avete visto. Allora, op, è un po' piccola perché ormai sono ciccione. Penso di essere anche cresciuto proprio di altezza. Oh. Work hard. Be brave Ora vi spiego Per chi non l'avesse già capito E probabilmente c'è anche nel titolo Ma aspettate è interessante Aspettate Vi racconto questa Quando sono partito Per il mio giro del mondo Dall'Italia Bla 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 Ho fatto tutto Medio Oriente Bla 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 Sud Est Asia d'India Sud Est Asiatico Indonesia, Australia, bla 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 bla, tutto il deserto, 3000 km, magari un giorno ve la racconto, bla bla bla. Sono arrivato bla 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 in Australia, bla bla bla, tutto il deserto australiano. A un certo punto sono arrivato ad Adelaide. Ad Adelaide ho conosciuto un ragazzo di nome Giulio Gaudiano. Un podcaster e il suo argomento era social media marketing e sapeva un sacco di cose. Io, ascoltando il suo podcast nel deserto più deserto che migliaia di chilometri, non ce la facevo più, qualche podcast l'ho dovuto scaricare. Mi è capitato di scaricare quello di Giulio Gaudiano per dire: Mh, Potrebbe diventare un lavoro questa roba qua del giro del mondo. O del Travel, per capirci, è questo signore qua, che tra l'altro mi ha anche intervistato. Magari ve lo linko giù in descrizione. Comunque Giro del Mondo a piedi, risveglio digitale, perché l'ho chiamato risveglio digitale. Fino a questo punto, qua, quando sono arrivato in Australia, ero totalmente allo sbando a livello social media, personal branding, tutto quello che volete, video. Cioè, io non sapevo assolutamente una mazza di niente, ma non era un problema, quella era stata una scelta. Mi piaceva scrivere. Questo signore qua mi ha un po' aperto gli occhi e mi ha iniziato a dire: cavolo, ma la tua storia è veramente figa. Cioè è cioè il tuo viaggio è praticamente unico, perché non lo racconti in maniera differente? Cioè ci sta a scrivere il blog ma ormai siamo sette anni fa, 26 ottobre 2015 E mi ha detto guarda c'è gente che fa viaggi meno spericolati e comunque fa dei video veramente fighi Mi ha detto due nomi, il primo era al tempo Human Safari, quindi Nicolo Balini E faceva travel vlog molto belli, poi vabbè chi non conosce Nicolo Balini... In Italia vuol dire che siete rimasti indietro. Almeno un video di Nicola l'avete visto. Passiamo alla seconda parte. Però chi dovreste seguire è un personaggio americano di New York di nome Casey Neistat. Che 150 milioni di voi spero che conoscano. Se guardate YouTube e non conoscete Casey Neistat avete qualche problema. Guardate Casey Neistat. Anche se non sapete l'inglese. E se non sapete l'inglese per favore imparatelo. Ma non sono io che devo dirvelo. Comunque, secondo me c'è un pre-Casey Neistat su YouTube e un post-Casey Neistat. Cos'è successo? Se non lo sapete e avete vissuto su un altro pianeta, Casey a un certo punto, filmmaker, aveva una serie su HBO, fatto film, documentari, bla bla bla, e molto YouTube anche negli anni passati, e YouTube gli piaceva, ma non è che facesse tanti video, però quelli che faceva erano molto molto belli e popolari. Proprio come un filmmaker e un vero storyteller. Cioè, adesso, se parli di storytelling su YouTube, uno dei personaggi a cui pensi è questo signore qua. Casey Nestat a un certo punto guardando Ben Brown, Mr. Ben Brown e fan 4 Lewis che già lo facevano, ha detto Ok, voglio provare questa sfida anch'io, da oggi farò un video al giorno. Today is March 25th, 2015. It's also my 34th birthday and I have a big announcement to make. Yes, I'm starting a proper daily vlog e lì è partita la moda dei daily vlog chiunque in Italia e nel mondo vi dice che non ha mai preso spunto da Casey è assolutamente una cazzata tutti quanti quelli che fanno YouTube hanno preso ispirazione da Casey, ci sono persone come me che hanno iniziato work harder, hanno preso tutti spunto da lui e anzi quando facevi un video con i b-roll quindi stacco con la musica, racconto stacco con la musica, faccio qualcosa, racconto la mia giornata, ti dicevano ah è uguale a quelli di Casey Nestat". ovviamente poi il panorama YouTube dal 2015-2014-2015 si è evoluto. Ormai la qualità dei video in Italia sono incredibili. Ormai si punta a fare il video incredibile con un titolo pazzesco e con una qualità veramente alta anche in Italia. E questa cosa qua del daily si è un po' persa anche perché uno è perché è molto faticoso farlo e due perché YouTube ad oggi richiede molta molta qualità per avere grossi numeri dopo è arrivato Logan Paul David Dobrik che... pensiamo a Yakidale, pensiamo a Nicolo Balini che l'ha fatto sul suo secondo canale che è poi è diventato il primo però lui è stato fidatevi di me di ispirazione per tutti per tutti anche chi dice il contrario dopo la chiacchierata in Australia ad Adelaide con Giulio Gaudiano io ho iniziato a studiarmi Casey e quando ero in Nuova Zelanda e avevo finito i soldi e volevo tornare in Indietro, cercavo un modo per trovare sponsor ma per trovare sponsor doveva avere dei contenuti e una appeal a livello web e quindi ho iniziato a studiarmi Casey cosa faceva il primo video che ho visto del daily vlog di Casey uno a caso ho detto che roba è questa qua ho visto il secondo ho detto sì bello ho visto il terzo ho detto interessante ho visto il quarto ho detto ok ne sono totalmente dipendente adesso e li ho guardati tutti e anche più volte, ho studiato, l'ho studiato, copiare non è sbagliato, prendere spunto non è sbagliato, può essere una buona base, poi il contenuto ovviamente lo fai tuo con la tua personalità, con il tuo stile e con le tue passioni. Quando ho visto Casey e ho iniziato a innamorarmi di lui e di questo mondo del video in generale, ho detto ok, io voglio fare... Quello nella vita. Anche se non viaggio, voglio fare assolutamente questo. E da qui la mia passione per i video, YouTube e tutto quello che è. Ora, c'è anche Marcello qua che ha preso anche spunto. Ho scritto Casinestat Routine. Perché? Marcello l'aveva già fatto. Vivo una settimana come Casinestat. È stato l'unico in Italia, in realtà. Ha raccontato una settimana intera in un unico video, io voglio fare di più. Casey ha fatto questo video qua sempre sette anni fa, Fat and Lazy, è praticamente la spiegazione di sette anni fa, quando Casey ha iniziato a far video, della sua routine, che è assurda. Si sveglia, non mi ricordo più, alle quattro, esercizio, lavoro dalle 10 alle sette, tre ore per la famiglia, tre ore di lavoro per il vlog e quattro ore di sonno e poi si ricomincia. Ecco, secondo me quattro ore di sonno sono veramente poche. Io di norma sto bene se ne faccio otto. Sette sto già male. Io vorrei replicare, come si fa, come si vede spesso, la sua routine. Perché mi ha sempre affascinato il suo modo di fare, di pensare, la sua energia, la sua voglia di creare contenuto tutti i giorni. Però passerei, anziché a questa qua, passerei a questa qua. Passerei a questa qua che ha fatto tre anni dopo, dove comunque ha già la famiglia, e però si sveglia molto presto. This is what my day looks like. This is what every day looks like. Quindi, cosa fa? Si sveglia le, tra le 4 e le 5. Dalle 5 alle 7 lavora. Up between four and five, always up between four and five. Cup of coffee, then I sit down at my computer. This is my favorite part. No phone calls, no text messages, nothing's happening on social media, everyone else is asleep. It's just total. Focus. Il momento della famiglia, quindi prepara colazione alla figlia e tutte queste cose qua, io porterò giù il cane e preparo colazione a Giulia. 2 hours before Franzee's up. When she's up, we make breakfast. Momento healthy, quindi corsa o palestra, anzi corsa. My run always happens. For me running this alone time is top priority. Dalle 10 alle 5 lavoro. 10. Try to always be in the office by 10 and then it's work. I was out of there. dalle 6 alle 10 famiglia leave the office before six six o'clock headed home 6 to ten 6 to ten is family time and it's non-negotiable ora di palestra quella gialla ora di palestra e poi 5 ore di sonno I go to the gym from 10 to 11 11 o'clock. Io le 5 ore di sonno non so come farle Dalle 10 alle 11 praticamente eh, fa palestra Io andrò a camminare ma andrò a camminare dalle 9 alle 10 Tolgo un'ora un alla famiglia che ne ho di meno C'è solo Giulia e lei arriva tra l'altro alle 7-8 quindi non è quello Però voglio provare per una settimana a replicare la vita di Casey In quella circostanza dove faceva daily vlog Quindi io non farò solo una settimana come Casey E vedrò come è produttivo, quanto stanca, quanto è folle Cercherò per sette giorni, oltre a tutti gli impegni di fare un video al giorno. Voglio fare questa cosa qua perché il daily vlog mi ha sempre affascinato. È vero che rischi il burnout, ma non lo farei per sempre, lo faccio per sette giorni e vediamo come va. Però voglio provare quell'ebbrezza di postare, anche se contro corrente, anche se contro tendenza, come YouTube insegna in questo momento, voglio provare a postare un contenuto normale, non shorts, non reel, ogni giorno. Dove ci deve essere comunque un'idea, dove comunque ti devi impegnare e dove comunque è molto faticoso. La sfida ulteriore è farlo da casa, quindi rendere il contenuto interessante. Anche se sono fermo e non viaggio, perché quando viaggio è molto molto più semplice, è ovvio. Le cose ti arrivano, esistono due tipi di vlog: uno è il passivo: quindi che il contenuto ti arriva addosso. E tu hai solo da filmare nel momento giusto e uno è lattivo. Quindi che io vado addosso al contenuto, lo vado a ricercare e da lì è anche un po' più semplice se io vado a cercare il contenuto, vedo, mischio un po'. Racconto quello che mi capita, se ho qualche idea la espongo. Tutti i migliori hanno provato il daily, secondo me, e si sono creati delle skills incredibili. Chi pensa che io eh, durante il Giro del Mondo facessi un video al giorno, non è vero, io filmavo tutti i giorni, tutti i giorni, dal tramonto all'alba, però, e a volte anche di notte, però non posso. Postavo ogni giorno, postavo una o due volte a settimana, quando mi fermavo mi mettevo a editare e poi a postarli appena avevo internet. Qua è diversa la situazione. Io ogni giorno, lun mettiamo lunedì, lunedì pubblico, martedì pubblico, mercoledì pubblico ed è tutto praticamente live. Potrebbero essere video corti, potrebbero essere video lunghi, non mi interessa. Il punto è che voglio provare questa cosa qua del daily routine di, di Casey e vedere quanto esco fuori di testa. Perché secondo me si esce fuori di testa. Fatemi sapere se l'idea può piacere io in ogni caso lo faccio però secondo me può essere un bel esperimento interessante vediamo cosa esce fuori sono di nuovo arrivato al punto che non ho più niente da perdere